E oggi vogliamo parlare di una storia che ha come protagonista un insegnante, insegnante di religione al Panetti di Bari. Lei è Maria Raspatelli e ha vinto il Global Teacher Award 2022, uno dei premi più prestigiosi nel mondo dell'istruzione. Buongiorno, professoressa Raspatelli, e benvenuta. Buongiorno, buongiorno e grazie per l'invito. Allora, è un premio prestigioso, quindi è come se fosse l'Oscar del migliore insegnante. Quest'anno è toccato a lei vincerlo. E, beh, ci racconti le emozioni di questa, appunto, di questo premio, come le è arrivata la notizia, ecco, e soprattutto che cosa si prova a essere uno degli insegnanti più bravi al mondo. Mio Dio. Allora, come mi è arrivata la notizia? Tra capo e collo, perché per questo premio ci si candida mentre io ero all'oscuro di tutto, perché sono stata candidata mio malgrado a mio nome, perché mio marito ha le password della mia posta elettronica, quindi è entrato nella password e mi ha candidata a questo premio. Lui lo aveva già vinto l'anno scorso, il professor Curci. Ha vinto il Global Teacher Award Quindi è un 2021. vizio di Ecco, famiglia. e continuava a dire anche nelle varie interviste: no, ma questo è un premio che io devo condividere con mia moglie perché lavoriamo insieme su questo progetto. Da sempre, sono 30 anni ormai che lavoriamo insieme. E quasi quasi si sentiva, no, come dire, in colpa perché fosse andato a lui il premio. E quindi a mia insaputa, per i miei 50 anni, perché io ad aprile dell'anno scorso, di quest'anno, ho compiuto 50 anni, hanno tramato lui e la dirigente, la preside Eleonora Matteo, e mi hanno candidata perché ci vuole comunque la garanzia di un preside, di un dirigente, a mia insaputa. Quindi quando a metà settembre a me è arrivata la comunicazione ufficiosa da un indiano che mi scriveva in inglese "Congratulations", io sono scesa dalle nuvole, sono andata da mio marito e ho detto: "Ma che cos'è questa cosa, quest'email che mi è arrivata?" "Ah sì, ti ho candidata al premio." E io gli ho detto: "Ah bene, e me lo dici così." Però ho dovuto aspettare fino a metà ottobre, la fine di ottobre, che arrivasse il banner ufficiale, perché loro fanno questo banner che poi ci chiedono di condividere sui social. Le emozioni, all'inizio non ci ho capito niente perché ho avuto 3.000 contatti, persone che mi chiamavano, la Regione Puglia che mi ha fatto il banner e poi giornalisti, insomma, all'inizio è un caos perché non sai neanche che cosa stai lì a fare. E dopo subentra un forte senso di responsabilità, accresciuto, maggiore. Perché il premio non è soltanto un riconoscimento. Ecco, io l'ho vinto prevalentemente per l'attività di Radio Panetti, ma viene premiata la persona, quindi tutte le attività che si svolgono, tra cui anche quella di insegnante di religione cattolica, un insegnamento che sto tentando di innovare, e anche per tutta l'attività di formazione ad extra che facciamo continuamente ormai da diversi anni. Sono anche formatrice del MED, che è l'Associazione di Media Education, e portiamo avanti questo progetto radiofonico perché possa diventare pervasivo nelle scuole, visto che ne abbiamo testato la validità e l'apprezzamento da parte degli studenti, e quindi ci Ecco, fa piacere. professoressa Raspatelli, la regia adesso ci sta facendo vedere delle foto di Radio Panetti, però prima di parlare di Radio Panetti, alla quale vorrei dedicare ampio spazio, vorrei farle un'altra domanda appunto su questo premio che lei ha ricevuto. Ha parlato che appunto è stata contattata dalla stampa, dai giornalisti, dalla Regione Puglia, ma i ragazzi come hanno accolto la notizia di questo premio? Allora, i ragazzi erano bellissimi perché quando hanno saputo la notizia, loro sono sui social, quindi l'hanno immediatamente recepita. Allora, mi incontravano nel porticato della scuola, mi incontrano tuttora nei corridoi e mi dicono: "Professoressa, ha vinto quel premio, bellissimo!" E mi hanno chiesto:
Ma la cosa più bella è vedere brillare i loro occhi, cioè la soddisfazione che hanno provato, forse era superiore alla mia, perché era una sensazione, ecco, di un senso di appartenenza, come se questo premio avesse sicuramente abbracciato anche loro, perché io devo a loro questo premio, perché intanto non è facile fare l'insegnante di religione. Non è facile entrare in 18 classi e avere un rapporto diretto con tutti gli alunni, farsi carico anche delle loro storie personali, stare vicino ad ognuno di loro. Come dico spesso nelle interviste, 18 ore non bastano, per cui io applico e pratico spesso la didattica del corridoio. Nel corridoio aggancio sempre qualcuno e la battuta, la chiacchiera, entri in relazione, lo fai sentire importante per l'insegnante in quel momento. E Che basta anche bella questa semplicemente. definizione che ha dato, la didattica del corridoio, quindi la sua didattica non si limita alle quattro mura della classe, ma va ben oltre. Assolutamente, né della classe né della scuola, perché spesso ho un rapporto diretto con gli alunni, per cui, un esempio, nel periodo del Covid mi arrivavano messaggi. Mi arrivavano email di ragazzi che dicevano: io sto piangendo, non sto bene, che cosa mi sta succedendo? E questo è importante perché significa che si è messo in atto quel meccanismo di fiducia reciproca, per cui il ragazzo non ha più la vergogna di esprimere le proprie emozioni, i propri sentimenti. Ed è una cosa su cui io spingo tantissimo, perché soprattutto in questo periodo di grave fragilità dei nostri alunni, avere una persona, un docente, un genitore, il parroco, una persona amica più grande a cui poter dire io sto male, aiutami, è importantissimo. O anche semplicemente io sto bene, gioisci con me, è bello, è importante. E la scuola deve essere umanizzata. Questo è il punto focale del nostro, uno dei motti della nostra radio, è un altro modo di fare scuola. Una scuola che metta al centro l'alunno, che metta al centro lo studente, che lo faccia sentire a casa in un clima di benessere. Questa è una scuola che a noi piace. Molto bello quello che lei dice, professoressa Raspatelli. Ho cominciato l'intervista dandoti del tu, adesso sono passata a lei, però allora continua a darti del tu, come se fossi un'alunna. Allora, parlavi di Radio Panetti, noi adesso facciamo così, ci fermiamo qualche istante, diamo la linea alla regia perché abbiamo dei tassativi da rispettare, poi torniamo insieme e dedicheremo ampio spazio proprio a Radio Panetti. Resta con noi, restate con noi. E questa mattina siamo collegati via Skype con la professoressa Maria Raspatelli, insegnante di religione all'Istituto Panetti di Bari, nonché vincitrice di questo premio importante, il Global Teacher Award 2022, come abbiamo detto anche in apertura, l'Oscar come migliore insegnante. Allora, professoressa, ci parlavi, quando dico professoressa, in automatico mi scatta il lei. Ci parlavi di Radio Panetti, che è una web radio dell'Istituto Panetti che appunto coinvolge i ragazzi, ma non solo. Raccontaci qualcosa di questa meravigliosa realtà. Quando si parla di radio, quando si parla di TV, di mezzi di comunicazione, si aprono gli orizzonti e in qualche modo, ecco, ci brillano anche gli occhi. Raccontaci come è nata innanzitutto Radio Sì, Panetti. allora, io vengo dall'esperienza della scuola primaria, quindi quando è nata Radio Panetti io non ero ancora al Panetti ed è nata per una passione e un'intuizione del professor Antonio Curci che 16 anni fa, ecco questo è un campo estivo che abbiamo fatto, che 16 anni fa pensò di portare la sua esperienza radiofonica all'interno della scuola. All'inizio devo dire che il progetto è stato abbastanza osteggiato, no? Per alcuni era soltanto vetrina, non serviva a nulla e quindi ogni volta ha faticato tantissimo per poter fare questo progetto nella scuola. Poi 10 anni fa
sono arrivata nella scuola secondaria di secondo grado al Panetti e quindi ha trovato una buona spalla perché mi ha detto: che ne pensi se portiamo avanti questa attività e magari riusciamo anche a farla crescere? E quindi ecco, il beneficio di essere docenti nella stessa scuola, ma anche marito e moglie, è notevole perché questo ci ha permesso di progettare questa radio in qualsiasi posto, al semaforo, al supermercato. Quindi, mentre Certo. stavamo lì a fare la coda, ci veniva in mente se facessimo questo. E quindi abbiamo ripreso in maniera molto più strutturata questa radio, che già c'era e contava più o meno 10-15 alunni. Da lì è iniziata questa sperimentazione, perché abbiamo pensato: ora i ragazzi si esibiscono sui social, si esibiscono per strada con i TikTok e tutto quello che fanno, no? E se noi questo esibizionismo lo rendessimo protagonismo, e quindi facessimo diventare i ragazzi non soltanto esibire il corpo o esibire un vestito firmato, ma esibire dei contenuti. Allora quei contenuti potrebbero diventare appunto una forma di protagonismo. E così abbiamo pensato a poco di strutturare l'esperienza della radio in format originali, come una redazione giornalistica, per cui facevamo formazione per alcune ore del progetto, e dopo ci dividevamo in redazioni e in redazione, e ogni redazione aveva il suo tema, il suo compito. Scrivevamo la puntata con tutti i vari punti, proprio la scaletta, così come la fate voi in Certo. televisione, e poi si andava in onda. E si andava in onda in diretta. A poco i ragazzi si sono avvicinati a questa esperienza e da 10-15 che erano 10 anni fa, oggi ne contiamo quasi, non dire più, di 80. Per cui 80 anche ragazzi che sono la squadra di Radio Panetti. 80 ragazzi, sì, che sono la squadra di Radio Panetti, 20 di questi li formeremo quest'anno, perché poi Radio Panetti funziona attraverso il cosiddetto peering, la peering education, cioè essendo un progetto che va dal primo al quinto anno, i ragazzi di quinto affiancano quelli più piccoli, i ragazzi di quinto, di quarto, e insegnano loro tutto quello che noi a mano abbiamo passato, no? Ecco. Quindi loro fanno tutto, dal montaggio audio-video, alla zona speaker, a chi scrive gli articoli, chi fa i comunicati stampa, chi si occupa di costruire, no, gli autori, lo storytelling della trasmissione, e chi mette in onda, perché noi siamo in grado di andare contemporaneamente in diretta su tutti i social. Oppure andiamo in esterna, siamo in grado di documentare eventi in tempo reale in esterna, per cui ci muoviamo con i nostri trolley pieni di strumentazione, arriviamo nella zona, nel luogo deputato all'evento, individuato per l'evento, e lì loro montano e rismontano l'intero materiale in pochissimo tempo. Quindi siamo Fantastico, fatti fantastico. per questo. Il fatto che riusciate anche a documentare degli eventi ha fatto sì che il sindaco di Bari, De Caro, in qualche modo, ecco, vi nominasse la voce di Bari, è così, Sì, professoressa? 10 anni fa quando facemmo l'inaugurazione, no, presentammo il progetto al comune, perché questo progetto in parte viene finanziato anche dal comune di Bari, verso la fine dell'anno, e il sindaco disse testualmente: questa è la radio dei giovani baresi. Ma anche l'assessora Paola Romano spesso ci chiama, o l'assessora Bottalico al welfare ci chiamano per documentare eventi in città, perché i nostri ragazzi sono appunto in grado di mandare in diretta l'evento, anche di Professoressa, fare articoli su quell'evento. certo, quindi davvero comunicazione a 360 gradi. Professoressa, che ruolo ha avuto Radio Panetti in uno dei periodi più bui
per l'umanità, ma anche per i giovani e per la scuola. Il periodo della pandemia, il periodo del lockdown, che ruolo ha giocato Radio Panetti nelle vite dei ragazzi? Eravamo chiusi da un giorno all'altro a casa e la nostra è stata una delle poche scuole a Bari a iniziare immediatamente il giorno dopo la DAD, no, la didattica a distanza. E però noi sentivamo all'inizio i ragazzi erano contenti perché dovevano restare a casa, no? Un po' tutti quanti si sono, che bello non si va a scuola. Poi però quando il problema ha preso corpo, ha preso piede, abbiamo iniziato a notare questo senso di angoscia nei ragazzi. E allora ci siamo chiesti come possiamo distrarli. Noi facciamo anche riconoscimento e gestione delle emozioni nel corso di Radio Panetti, quindi educhiamo alla gestione delle emozioni. E allora ci siamo chiesti come veicolare queste emozioni che stanno arrivando loro anche dalla rete, no? Il contagio emotivo che c'era in quel momento, come possiamo riconoscerlo e gestirlo. E allora abbiamo pensato di andare in onda con una trasmissione in notturna, cioè dalle 22 alle 23:30. Solo che per andare in onda in diretta con una trasmissione web videofonica, la chiamavamo così, si chiamava La Notte Porta Consiglio, e dovevamo prepararli. E quindi loro facevano la lezione la mattina, poi facevano i compiti, poi intorno alle 6 del pomeriggio si collegavano con noi su Meet e programmavamo la puntata e andavamo in diretta alle 22. E quello è servito tantissimo perché intanto è stato un canale in cui i ragazzi potevano mettere fuori le loro paure, le loro angosce, ma anche Certo. trovare conforto da parte dei pari, ma anche da parte nostra. Abbiamo intervistato un sacco di cantanti, comici, anche interviste serie su problemi legati per esempio all'antimafia sociale e le abbiamo fatte tutte in diretta. Poi abbiamo esaminato in rete il contagio emotivo, poi abbiamo parlato delle teorie del complotto perché iniziavano a dire, però professori vedete che forse dalla Cina è arrivato. E allora abbiamo analizzato in una puntata le teorie del complotto, loro hanno scritto delle teorie del complotto, le hanno messe in scena e le abbiamo mandate come se fossero reali in questa trasmissione. Questo ha allentato tantissimo la tensione dei ragazzi, è Certo, stato certo. veramente un momento forte. In Momento. più, io e il professor Curci facevamo una trasmissione, Notte Ragazzi, in cui leggevamo con un sottofondo musicale brevi racconti o brevi poesie perché servivano a conciliarli, a conciliare il loro sonno. Quindi abbiamo fatto anche quest'altra esperienza, devo dire molto apprezzata anche dalle mamme perché ci chiedevano, l'altra puntata non la fate? È stato un momento, ecco, di forte coesione. Che bello, anche questa, soprattutto questa è scuola, tu ci insegni. In conclusione, professoressa Raspatelli, abbiamo visto anche appunto delle belle immagini dei ragazzi che abbiamo attinto dalla vostra pagina Facebook, quindi ricordatevi Radio Panetti è su tutti i social, basta digitare Radio Panetti, ecco, è radiopanetti.it, il sito internet e potete scoprire qualcosa in più di questo meraviglioso mondo. Senza fare nomi, c'è qualche ragazzo secondo lei che è proprio portato per questo mestiere? Sì, c'è un ragazzo che si è diplomato 2 anni fa, che ha fatto 3 anni fa, che adesso è laureato in scienze della comunicazione, per cui siamo in grado anche di scoprire talenti, ma molti dei nostri sono proprio, hanno questa capacità, tant'è che alcuni di loro ultimamente, la settimana scorsa, hanno partecipato ad un hackathon e hanno vinto una menzione speciale per la capacità di proporre il progetto, quindi nella comunicazione. Radio Panetti è una palestra, soprattutto per il public speaking, per la capacità di Esatto. sintesi e di dare
in pochi secondi, in pochi minuti. Quindi questo è il concetto fondamentale. Questo li aiuta anche quando vanno a fare i colloqui di lavoro, E perché in certo. brevissimo tempo io devo dimostrare di essere meglio di chi mi sta dietro, no? È così, Questo è certo. Allora, è professoressa, ti ringrazio tanto per essere stata con noi grazie a te. oggi, per averci fatto conoscere questa bella realtà, ma anche appunto la tua storia, questo premio importante che ti è stato assegnato prima di te al professor Curci, che è anche tuo marito. Vi aspettiamo a San Giovanni Rotondo, negli studi di Padre Pio TV, quindi così per Volentieri. conoscervi di persona e per in qualche modo, ecco, conoscere chi prenderà, potremmo dire, anche il nostro posto quando noi dovremmo cedere il testimone. Quindi largo, largo Bene, va spazio ai largo ai giovani. giovani. Ecco, è così, è così. Ancora qualche anno ce lo giochiamo. Percorreremo questa strada. Poi, quando arriverà il momento, saremo lieti di cedere il testimone. Grazie di cuore per essere stata con noi. Un saluto a tutti i ragazzi e mi raccomando, radiopanetti.it. Grazie ancora. Arrivederci. Un caro saluto alla professoressa Maria Raspatelli del Panetti, di Bari. Noi ci fermiamo ancora qualche istante, di nuovo linea alla regia.